Una domanda quasi scomoda. Il titolo oggi ha toccato nuovamente dei minimi. C'è preoccupazione per questo andamento del titolo? Può in qualche modo influire anche sull'operatività della banca? Perché al di là che le due cose non siano strettamente connesse, però un titolo che scende sempre più del settore... Il titolo scende perché c'è tutto il discorso della Brexit, stanno scendendo tutte le borse. In realtà ieri il titolo è sceso meno dei titoli di altre banche, quindi non andrei a fare a tirare una conclusione come quello che ha tirato lei. Ma in questi giorni è soprattutto Brexit, quindi stiamo parlando di questi giorni, è il mercato, è la paura della Brexit che sta portando il livello dei titoli in generale a questi livelli. Quindi secondo lei questo impasse sulla nomina del nuovo CEO non sta influendo sulle quotazioni? Le ho già risposto. Non avete comunque pensato magari di accorciare i tempi e non aspettare fino a luglio proprio per questi titoli che stanno scendendo? Non faccio parte del comitato, c'è stata un'intervista del nostro presidente e molto esaustiva, quindi c'è un comitato nomine che si occupa di questo, c'è un processo, quando saranno arrivati alla conclusione nomineranno il nuovo CEO. Ma voi a livello operativo non avete nessun... Noi a livello operativo continuiamo a operare con il vento in poppa. E quindi continuiamo a prendere, a ricevere mandati da clienti che sono molto contenti dei nostri prodotti, dei nostri servizi, continuiamo a operare molto proficuamente, quindi per noi è business as usual. Il Presidente Vita in quell'intervista parlava anche di possibili candidature interne. Lei... Non rispondo a queste domande. I clienti sono contenti, ma i soci sono altrettanto contenti? Dovreste chiederlo ai soci.